possiamo iniziare. Quindi do il benvenuto a tutti a nome della Società Astronomica Schiaparelli, che organizza appunto ogni anno questo ciclo di conferenze, attività, incontri per cielo aperto, scusate, incontri per cielo e terra, a Varese ma anche a Campo dei Fiori. Appunto, settimana scorsa c'è stata una bellissima giornata dedicata ai pianeti, con quasi 400 persone che sono venute a trovarci. E stasera abbiamo un incontro invece molto interessante e stimolante, appunto, dedicato al pensiero critico, e ci intrattiene la professoressa Alessandra Ferrario, assistita anche dal Emanuele Vattaini, suo ex allievo. Lei è docente di storia e filosofia presso il liceo artistico, e affronteranno questo tema che penso sia anche di grande attualità. Ecco, prima però di dire due parole, così per non dimenticarmi, dico anche quelli che saranno i prossimi appuntamenti. Scusate, si sente bene da dietro? Allora, abbiamo ancora ben tre appuntamenti. Venerdì 28 ottobre il professor Gianluca Limonti dell'Università Statale verrà presso il Salone di Stensa per lancio di Energia per una transizione sostenibile. Lui è un esperto di energetica, quindi affronterà questo tema per noi. L'appuntamento successivo è la visione dei film Interstellar, sabato 19 novembre alle ore 15. Presso il cinema, dimentico sempre il nome, scusa, Multisale, però. Alle ore 15, un film piuttosto lungo, che sarà però seguito venerdì 26 novembre, sabato 26 novembre, da una presentazione, insomma, di tutti gli aspetti scientifici che questo film contiene. E tra l'altro uno dei consulenti di questo film è Kip Thorne, che ha preso recentemente il premio Nobel. Quindi sono tre appuntamenti molto diversi, così in linea un pochino con questo desiderio di far conoscere, insomma, le scienze che anima da tanto tempo la nostra associazione. Allora, il pensiero critico è un argomento di attualità e adesso sentiremo cosa ci direte, anzi ho capito che sarà anche un'interazione un po' col pubblico. Io posso dire una cosina che riguarda un pochino la mia esperienza personale, perché sono un ricercatore, e dagli anni 80 a oggi le cose sono cambiate tantissimo, e la grande differenza, devo dire, l'ha fatta proprio internet. Oggi la mia giornata inizia sempre, anzi tutte le mattine, con accendere il computer, collegarsi a un sito particolare, se non lo conoscete provate a darci un occhio, si chiama ARXIV, A-R-X-I-V, ed è il sito dove da tutto il mondo i fisici, i matematici, i chimici, gli ingegneri, gli informatici scaricano le loro pubblicazioni, prima ancora che appaiano sulle riviste scientifiche. È una cosa impressionante. Ogni giorno ci spendo quasi un'oretta. Ogni giorno escono centinaia e centinaia di articoli, e evidentemente uno non può stare a seguire tutto, deve essere selettivo. Questo è un po' un guaio per la ricerca, perché vuol dire che uno deve, se vuole essere veramente aggiornato, restringere un pochino il suo campo visuale. E un tempo la cosa era più semplice, appunto perché si ignorava anche molto di quello che veniva fornito. E quindi siamo veramente sommersi da gran quantità di informazione che è difficile da gestire. E quindi forse questo è l'aspetto che dovremmo affrontare. L'altra cosa che così mi viene in mente, un pochino pensando a questo incontro, è che la conoscenza che appunto nei secoli si è via via arricchita per pensatori, artisti, scrittori, scienziati, è incrementale, continua ad aggiungere, rifinire e rivisitare, ma è sempre un andare avanti. Ma tutto questo, pensavo, non è coincide col progresso. Il progresso
progresso dell'umanità richiede che questa conoscenza sia condivisa, sia partecipata. E questo è appunto il grande sforzo che ognuno di noi deve fare, appunto, per essere aggiornato, per essere al passo con i tempi, per essere in grado anche di avere una posizione rispetto ai problemi, anche complessi, che agitano il nostro tempo. E quindi ringrazio la professoressa Ferrario appunto per questa occasione, anche per la sua amicizia così con cui ha voluto così accogliere il nostro invito. Grazie anche Manuele, ringrazio. Quindi do la parola. Grazie, grazie mille. E... molte cose che tratteremo. Buonasera a tutte e tutti. Già il fatto che siate qua un sabato sera, che potreste essere in ambienti più ludici, insomma più comfort, più comodi, è un segno che evidentemente il pensiero critico già si anima in questa sala. Prima di tutto però vorrei presentarvi Emanuele, che è un ex allievo dell'artistico, poi si presenterà lui stesso e che ha avuto il coraggio di condividere insomma con me questa conferenza. E volevo precisare che uno degli motivi per cui ho chiesto a Emanuele di partecipare è perché chi fa un mestiere come il mio, che è quello dell'insegnante, signora, perdoni, guardi, non si sente? No, come si sente? Così meglio? Ok, perfetto. E, appunto il fatto di aver coinvolto questo giovane ragazzo è perché tutti gli anni io incontro decine di ragazzi e a quest'età si è naturalmente filosofici, si è naturalmente dotati di capacità critiche, di pensiero critico, i genitori degli adolescenti lo sanno. Anche tanto tra le volte e questo ci costringe in qualche modo noi adulti a continuare a rivedere tutte le nostre letture del mondo che si consolidano invece nel tempo e ci costringono ancora a rivedere i nostri orizzonti di senso, il senso che diamo alle cose, no? Che sennò rimane stabili, e anche a rinnovare un modo diverso di porci le domande, di farci le domande, perché loro ce le pongono. Quindi mi sembrava molto pertinente alla serata che ci fosse un giovane fra di noi, è uno stimolo interessante. Ringrazio ovviamente la società Schiaparelli e Chiara Cattaneo che ci ha voluto qui in questa bella serie di incontri e giustifichiamo perché il pensiero critico, no? Visto che la maggior parte degli incontri sono in realtà di natura scientifica, quelli che ci hanno preceduto e quelli che ci seguono, ma sicuramente il pensiero critico è un tema trasversale tra scienza e filosofia, non è possibile, non esiste uno scienziato che non abbia un pensiero critico. E la filosofia, noi vi offriremo qualche spunto, qualche suggestione, solo qualche stimolo, quindi non tante verità e non tante risposte, più apriremo domande su cui vorremmo poi sentire anche la vostra opinione, il vostro pensiero e la vostra riflessione. La filosofia aiuta, ecco, in questo senso. E mi piace leggervi due righe di un grande filosofo del Novecento che è Wittgenstein, che era ingegnere, peraltro appassionato di matematica, quindi vicino all'ambito scientifico, che dice «Noi sentiamo che, seppure tutte le possibili domande della scienza ricevessero una risposta, i problemi della nostra vita non sarebbero nemmeno sfiorati». Non è ovviamente un modo di sminuire il ruolo della scienza, tutt'altro, lui era vicino poi agli ambienti scientifici, o la sua fondatezza. Galileo nel 600 diceva la scienza può insegnare come va il cielo, non come si va al cielo, cioè può trattare alcuni argomenti, altri no. Ed è proprio perché la scienza ha uno statuto epistemologico, quindi ha un chiaro oggetto di indagine, ha dei limiti che è fondata e che può quindi determinare verità in continuo progresso.
E all'origine la filosofia è sorella gemella della scienza, i primi filosofi erano scienziati, non si separava allora nell'antica Grecia la figura dello scienziato dal filosofo. Per entrambi si tratta di esercitare appunto il pensiero critico. La filosofia insegna, come dice per esempio Russell in una bellissima riflessione, insegna la capacità intanto di farsi le domande giuste, il pensiero critico, quindi le domande giuste, per non girare a vuoto intorno a falsi problemi sostanzialmente. E sempre da Russell vi leggo alcuni spunti che sono interessanti. La filosofia va studiata, quindi il pensiero critico va utilizzato, possiamo tranquillamente tradurlo in questo modo, non per amore delle risposte precise alle domande, quindi non tanto per cercare le risposte, perché nessuna risposta precisa si può di regola conoscere. Questo è un argomento enorme, magari lo tratterà meglio Manuele, ma piuttosto per amore delle domande stesse. E perché? E qui cominciamo a entrare un po' nel vivo di che cos'è il pensiero critico, come si articola, come lo possiamo coltivare, nutrire. Perché se ampliano la nostra conoscenza di ciò che è possibile vuol dire che è possibile conoscere, ma anche che è possibile fare. Se non ci si pone tante domande, se non si hanno tanti dubbi, si chiudono tante porte. Se si hanno tanti dubbi, si aprono nuove porte di conoscenza, pensiamo a Galileo, un esempio lampante, no? Arricchiscono la nostra immaginazione e intaccano l'arroganza dogmatica che preclude la mente alla speculazione. Cioè, il dubbio sano, le domande, l'incertezza ci aiutano a decostruire dei dogmi che noi diciamo accettiamo, che portiamo avanti, che ci impediscono in realtà delle vere riflessioni. Ora, perché ci serve il pensiero critico e riflettere sul pensiero critico? La filosofia, a differenza di quanto si pensa normalmente, non è una riflessione puramente teoretica, fatta per quattro menti che stanno di fra di loro a ragionare nel chiuso di uno studio. Avrebbe, come dire, l'ardire di trattare argomenti che abbiano poi un riscontro anche pratico. Rispetto a quello che ci siamo detti fin qua, per esempio, quindi l'importanza del dubbio, delle domande, di non accettare le arroganze dogmatiche, credo sia stata esperienza di tutti negli ultimi 3 anni essere invece sommersi, bombardati da verità contraddittorie che si sono presentate come dogmi su cui invece dietro non c'era una riflessione. Mi riferisco, per esempio, entriamo nel merito, non si deve avere paura di concretizzare le questioni sanitarie. Il Covid esiste, non esiste, il vaccino sì, il vaccino no. Provate a pensare e a ricordare il tipo di comunicazione, il tipo di verità che ci sono piombate addosso dall'una e dall'altra parte in continuazione, dove non c'era la possibilità di un vero confronto, di un vero dialogo, si è litigato su queste cose. No? Non andando tanto oltre il litigio, ma anche pensiamo all'evoluzione geopolitica del mondo, i migranti, la guerra in Ucraina, anche lì noi troviamo lo stesso schema, verità certissime, presentate in modo arrogante, il possesso della verità e quindi pochissimo l'incontro, il dubbio, la perplessità, l'incertezza, anche la paura, anche l'angoscia di stare nel dubbio, di non trovare delle domande. Noi cerchiamo risposte perché abbiamo un'ansia, una preoccupazione, un'angoscia che viene sanata da risposte a basso prezzo. Gli slogan poi lo vedremo meglio. Ecco perché allora è importante nutrirlo il pensiero critico, è faticoso e non ci riusciamo tutti i giorni. Nessuno di noi, no? Ci proviamo, però ha anche un prezzo e ora lo vediamo. Allora, per fare un esempio concreto, vi porto 2 esempi soli di 2 personaggi che sono agli antipodi
sia della storia umana in senso cronologico, sia come tipologie di essere umano, no? In cui nell'un caso vediamo l'assenza totale del pensiero critico e le conseguenze di questo, e quindi anche in che cosa consiste il pensiero critico, e nell'altro invece vediamo proprio il pensiero critico in atto, proprio anche nella biografia, nelle biografie. La filosofia non è una serie di pensieri scritti su manuali, ma è fatta di storie esistenziali, cioè di filosofi che hanno messo la loro vita, hanno speso la loro vita, hanno pagato anche spesso prezzi molto alti rispetto alle loro affermazioni. E allora comincio con una proposta un po' provocatoria, forse anche un po' parossistica, che ci offre questo testo bellissimo che è La banalità del male, dell'Hannah Arendt. Molti di voi l'avranno già sicuramente sentito, molti anche letto. Per fare maggiore chiarezza, per chi magari non l'abbia letto, è un saggio di questa filosofa meravigliosa del Novecento che nasce da una serie di articoli che lei scrive per The New Yorker, quindi un giornale americano, nel 1961, dopo aver assistito al processo a Gerusalemme ad Eichmann, grandissimo criminale nazista che si è occupato all'interno dell'apparato burocratico tedesco dell'epoca nazista della logistica della deportazione di tutti gli ebrei d'Europa verso i campi di sterminio, ed è stato ineccepibile nel suo lavoro, perfetto, diligentissimo. E quando la Arendt va per ascoltare il processo, ci dà quella convinzione, no? Forse anche con l'aspettativa di trovare in Eichmann un mostro, cioè il male radicale, quello che lei chiama il male radicale, cioè una persona che è proprio diversa da noi, è altra da noi, no? Noi non possiamo immaginare di essere così, a tavolino, a contare gli ebrei che sappiamo dove stiamo per far trasportare, anche se non ci andiamo noi direttamente, no? Invece scrive il testo perché rimane molto perplessa rispetto alla figura di Eichmann. Se qualcuno voglia vada ad ascoltare Eichmann, ci sono le registrazioni molto interessanti del processo, perché quello che scopre è che Eichmann è un uomo ordinario, banale, come tutti noi, un uomo qualunque, quindi non un mostro, non un altro da noi. Vi leggo qualche riga della descrizione che la Arendt fa di questo personaggio. Dice: quando io parlo della banalità del male lo faccio su un piano quanto mai concreto, quindi è una filosofa, non sta parlando in astratto, cioè di Eichmann, è una vicenda storica. Eichmann non era né uno Iago né un Macbeth, cioè personaggi cattivi, no? Di Shakespeare, e nulla sarebbe stato più lontano dalla sua mentalità che fare il cattivo, come Carlo III, per fredda determinazione. Eccezione fatta per la sua eccezionale diligenza nel pensare alla propria carriera, egli non aveva alcun motivo per essere crudele. E anche quella diligenza non era in sé criminosa. Voi prendete un burocrate che all'interno delle leggi di quello Stato fa esattamente quello che deve fare in modo assolutamente diligente, non c'è niente di criminale in questo. Eichmann si difende continuamente dicendo: io sono innocente ai sensi della legge, ha ragione. La legge che c'era era l'uomo legale per eccellenza, Eichmann, non era fuori dalla legalità. E ci racconta: non era uno stupido, quindi attenzione, l'uomo banale, che poi è quindi l'uomo incapace di pensiero critico per intenderci, non è uno stupido, non manca di intelligenza. Era semplicemente senza idee, una cosa molto diversa dalla stupidità. E tale mancanza di idee ne faceva un individuo predisposto a divenire uno dei più grandi criminali di quel periodo. È proprio l'assenza di pensiero critico, l'assenza di idee, che lo rende capace di fare una cosa senza valutarne assolutamente le conseguenze. Obbedisce, organizza, è un uomo intelligente. Fatto benissimo il suo lavoro.
e conclude, questo è il punto per noi chiale, quella mancanza di idee, di pensiero critico, può essere molto più pericolosa di tutti gli istinti malvagi che forse sono innati nell'uomo. Quindi la pericolosità per l'Arendt non sta negli istinti malvagi che tutti noi abbiamo, no? E che abbiamo visto nella storia, è molto più pericoloso un uomo banale. E la banalità si rivela anche nel linguaggio, no? Eichmann dice, e qui penso vi verranno in mente mille esperienze vostre della vita reale, concreta, quotidiana. Eichmann durante l'interrogatorio dice a un certo punto: il linguaggio burocratico è la mia unica lingua. Cioè, gli chiedo un po' di livello, lui risponde sempre con il linguaggio burocratico che ha imparato, è la sua unica lingua. Penso che vi siate trovati a confronto, no? Cercando di risolvere un vostro problema con qualcuno che poteva aiutarvi a risolverlo, e ma se l'altro parla il linguaggio burocratico e non si riesce a venire a capo del problema, e noi parliamo il linguaggio umano, non veniamo a capo di quel problema. E l'Arendt commenta rispetto a questo, disse sempre le stesse cose, adoperando sempre gli stessi termini, anche qua non ci sfugge gli slogan. Piace che stasera siamo a una settimana dalla fine della campagna elettorale. Gli slogan, le parole sempre identiche, l'arroganza dogmatica, la mancanza di confronto, in senso ampio, lo immagino in senso ampio. E l'Arendt commenta appunto, disse sempre le stesse cose, adoperando sempre gli stessi termini. Tanto più lo si ascoltava, tanto più era evidente che la sua incapacità di esprimersi, anche qua viene in mente, no? chi parla sempre per slogan, era strettamente legata a un'incapacità di pensare. Quindi una cosa è l'intelligenza, no? Una cosa è il pensiero, quindi avere idee, quindi essere capaci di proprie idee. Dunque, aggiungiamo anche una conclusione, no? Questo è l'esempio estremo. Noi non siamo Eichmann, ma certo, quando l'Arendt viene via dal processo, scrive il testo e scrive altri testi dopo, preoccupatissima per il futuro, preoccupatissima per noi, perché la società di massa, i mezzi di comunicazione creano sempre più uomini banali, quindi superficiali, veloci, che raccolgono verità condivise e le applicano proprio nella vita reale, non è solo un problema di pensiero. Quindi lei ha fatto una battaglia per questo, no? Perché si parlasse di questo. Quindi gli uomini banali, abbiamo detto, non mancano di intelligenza, sono privi di pensiero, sono privi di capacità critica. E quindi chiediamoci prima perché dovremmo nutrire il pensiero critico, no? Perché è faticosissimo. Poi lo vedremo nell'altro esempio, ha un costo, si tratta di stare nel dubbio, nell'angoscia, nell'incertezza, nella perdita degli orizzonti normali e di pagare anche prezzi più alti, lo vedremo fra poco. Ma perché essere uomini banali, diciamo che ci mette, noi lo siamo spesso tutti, ci costringe a una deriva pericolosa, che è quella di avere l'arroganza di conoscere la verità su alcuni temi, di aver raggiunto soprattutto una certa età, no? Cioè, crescendo su questa cosa, ho capito, ci sono, no? La mia idea del bene è questa. Io ho 55 anni, confesso. E la tendenza, no? C'è. Ovviamente di solito, l'abbiamo visto in Eichmann, queste verità sono offerte dall'esterno, da un partito, da una religione, da un influencer, perché no? Ma essere uomini banali finisce per costringerci a quella che Sartre, che è un altro filosofo interessantissimo del Novecento, definisce la verità del così si fa, così si dice. Si può vivere una vita del così si fa, così si dice. Cioè, tutti fanno così perché devo fare diverso, tutti dicono così sarà vero. Ma la vita del così si fa, così si dice è per Sartre una vita inautentica,
non è la nostra, non è la mia di Alessandra Ferrario, è una vita che si scioglie in un pensiero comune che quindi non è il mio. E questi sono gli uomini banali e pericolosi. E così si fa, così si dice, da arrendersi a quello che accade in quel momento. È un fatto. Certo, c'è la possibilità, invece, dice Sartre, di invece essere non banali, quindi appunto attraversare tutte le domande, continuare a fare domande, ascoltare gli altri, essere a confronto, perché questo permette, dice Sartre, di fare la vita del così io faccio, così io dico. E non è un atto di arroganza, io faccio perché io sono meglio degli altri, so la verità. È tutt'altro, quell'io al posto del sì, così io faccio, no? Invece che così si fa, ci parla di un'assunzione di responsabilità pesante. Perché se faccio la vita del così si fa, così si dice, è chiaro che se sbaglio la colpa è degli altri. Eichmann ha detto, mi hanno detto di far così. L'ho fatto. Non è colpa mia. L'ha detto Hitler, l'ha detto il partito, l'ha detto la storia in quel momento. Quindi quando io dico così io faccio, così io dico, vuol dire mi assumo una responsabilità, ma anche mi assumo sulle spalle il peso, voglio usare questo termine, della nostra libertà. Essere liberi non è essere delle farfalline leggere, tutt'altro, no? È un peso perché c'è dentro una forte, diciamo, responsabilità. E questa è una vita autentica. Questa è la vita che ognuno di noi, nella sua specificità, unicità, irripetibilità, può fare incidendo sul mondo. Perché dal micro mondo si passa al macro mondo, ma le nostre azioni hanno un peso sugli altri, sulla comunità e su tutti. Questo è l'uomo banale. Passo a un esempio esattamente opposto e facciamo un salto indietro di più di 2000 anni, perché non si può assolutamente non evocare Socrate, che è il padre di tutti i filosofi, ma qui non lo vediamo in questa veste, diciamo, teoretica, lo vediamo come uomo che sta per andare alla morte. Vi porto all'interno di un testo bellissimo che è l'Apologia di Socrate, che è di Platone e che si può leggere, tutti lo possono leggere, non è necessario essere laureati in filosofia per leggerlo, è un monologo in cui Platone mette in scena la difesa di Socrate a processo. Quindi cercate per un istante, adesso mi sposto dalla Germania nazista all'antica Grecia, facciamo questo lavoro di finzione e di immaginazione, però proviamo a collocarci lì, perché Platone, se leggerete il testo, ci vuole come spettatori, no? Quello che sta accadendo. E quindi immaginatevi di essere ad Atene, siamo nel 399 a.C., il luogo è l'interno del tribunale di Atene, Socrate viene condotto con accuse false, è un processo politico, la democrazia in quel momento è molto in pericolo dall'interno e dall'esterno e quindi non ha bisogno di personaggi scomodi all'interno. Ha 70 anni Socrate, quindi alla fine ormai, diciamo, della sua vita, ci sono gli accusatori che hanno appena finito di parlare, ci sono i giudici popolari che lo condanneranno a morte e leggo qualche parola qua e là come spunto per vedere nel concreto com'è un uomo non banale. Quello che vi leggo è la storia vera di Socrate, cioè non è un romanzo, è quello che Socrate ha fatto. Peraltro, apro chiudo parentesi, Socrate poteva, di fronte alla pena di morte, scegliere l'esilio, quindi salvarsi la vita, andare altrove, no? Chiunque di noi l'avrebbe fatto, immagino, io senz'altro, cioè, avendo la possibilità, non sta a morire, dov'è? Va a vivere altrove, no? È l'estrema coerenza che lo costringe lì, chiaramente. Poteva anche fuggire, no? Gli allievi molto ricchi gli avevano già preparato la fuga, pagato, prezzolato un po' i carcerieri. E invece Socrate sta lì e rinuncia all'avvocato. Anche qui mi chiedo quanti di noi rinuncerebbero a un avvocato se dovesse entrare in tribunale, no? Immagino nessuno, Socrate lo sapeva. E quello che lui vuole è che venga fuori tutta l'autenticità della sua vita, quel così io faccio, così io dico, non c'è bisogno di un avvocato che parli a nome nostro. Se noi abbiamo vissuto quel tipo di vita, non abbiamo bisogno di un persuasore,
no? Qualcuno che usi la retorica per salvarci da qualcosa. Ed ecco i tratti di chi usa un pensiero critico, e li ritroviamo in tutti i grandi della storia della scienza. Il primo Galileo ha pagato un prezzo alto, no, per le sue teorie, e tutti i grandi della storia, tutti i grandi della filosofia. Il primo elemento che ha, che riesce a esercitare sempre un pensiero critico, Socrate senz'altro, appunto non noi ma Socrate sì, è che in un certo senso Socrate è uno straniero, nel senso di estraneo alle logiche della città, non uno straniero. Lui ha vissuto sempre ad Atene, non si è mai mosso ad Atene a parte le guerre, ma non ha voluto muoversi neanche lui, appunto quando gli hanno detto vai in esilio, no, io sto ad Atene, quindi non straniero in questo senso. E infatti dice due righe sole della sua, dell'inizio della sua difesa, no? Prega gli ateniesi, cioè ateniesi, di una cosa vi scongiuro, se sentite che mi difendo nello stesso modo in cui sono solito parlare, cioè in modo semplice, non retorico, non strepitate, non ve ne stupite. Considerate che questa è la prima volta a 70 anni suonati che compaio dinanzi a un tribunale, per cui mi sento del tutto straniero al linguaggio di questo posto. E quindi vuole parlare le sue parole, no? Avete in mente cosa ha detto Eichmann? Io conosco solo il linguaggio burocratico, no? Si ripara dietro il linguaggio burocratico. Socrate invece butta via il velo, no, dell'avvocato, e si presenta con le sue parole, quelle semplici, che ha sempre speso con gli altri. La sua estraneità ovviamente sia di merito che di metodo, cioè di metodo per il linguaggio, ma anche di merito, ed è il rifiuto che normalmente il filosofo o chi ha un pensiero critico oppone a tutte le consuetudini sociali, politiche, morali, che ci consentono di avere meno problemi e molti vantaggi sicuramente, ma che non siano state testate da una ricerca profonda, sondate dal dubbio. Due, quindi è uno straniero, chi pensa in modo critico è spesso estraneo, è spesso, io direi, fuori luogo, si sente fuori luogo, quindi è bene che ci sentiamo fuori luogo talvolta, ci capita, quando siamo in un gruppo e tutti parlano in un certo modo e noi magari diciamo qualcos'altro, ci sentiamo fuori luogo, no? E rischiamo l'emarginazione sociale, la perdita del ruolo, l'uscita dal gruppo. È costoso, appunto, avere un pensiero critico. Secondo, è chi ha pensiero critico è disturbante, sicuramente disturbante, fastidioso. Se voi leggete il testo, alla fine dite, mamma, com'è fastidioso Socrate, però. E dice, per esempio, nella sua arringa più avanti, dice, un altro così, cioè come me, insomma, non vi ricapiterà facilmente, cittadini, e se vi date retta mi risparmierete. Forse invece, infastiditi come chi viene risvegliato dal torpore, mi farete tranquillamente fuori, lo sa già, e riprenderete poi a dormire per tutto il resto della vostra vita. Che è quello che hanno fatto, eh? Anche se poi lui alla fine del testo prega i giudici, dopo essere stato condannato, di fare con i suoi figli quello che lui ha fatto, cioè di torturarli, di non lasciarli in pace, di fargli un sacco di domande, di proseguire il suo lavoro una volta che non ci sarà più. Altra cosa tipica di chi è dotato di pensiero critico è la consapevolezza della propria ignoranza. Aristotele, no? Dice che la nostra sete di conoscenza, la nostra voglia di conoscere nasce dalla meraviglia, no? Dallo stupore. E noi quando siamo stupiti? Quando accade qualcosa davanti ai nostri occhi che noi non conosciamo, non sappiamo, non abbiamo mai visto, non riusciamo a ricondurre alle nostre categorie di pensiero. Quindi essere capaci di meraviglia, di stupore, di curiosità permette il riconoscimento della propria ignoranza. Ed è la propria ignoranza che spinge poi allora a sapere. Se pensiamo già di sapere, non ci muoviamo da dove siamo. E in relazione a questo, l'ignoranza non è sanabile,
perché ci sarà sempre qualcosa di nuovo che ci stupisce. Qualunque nuovo essere umano che incontriamo, per esempio, dovremmo essere capaci di questa meraviglia, di questo stupore, perché è qualcuno che non conosciamo, le idee, il suo modo di fare. E allora leggo un po' le ultime righe. Socrate racconta che un suo amico, che è Re Fonte, sempre nel testo, va da lui un giorno e dice: sai, tutto orgoglioso di essere amico di Socrate, sono andato dall'oracolo di Delfi e mi ha detto che tu sei il più sapiente in tutta Atene, a Socrate, no? E Socrate rimane perplesso e dice: come? Mi sembrava di essere, no, così, più sapiente addirittura di tutta Atene. E allora comincia ad indagare. Poi ci chiediamo perché l'ha condannato a morte, era confiscato le Socrate, andava in giro, fermava tutti, l'uomo politico, il medico, il giovane, quelli al porto, e non lasciava in pace nessuno. E come indaga? Andai, e qui anche qua è molto suggestivo che si voti fra poco, andai da uno di coloro che hanno fama di essere sapienti, esaminando costui, non occorre che ne faccia il nome, era ad ogni modo uno dei nostri politici, la contemporaneità della filosofia, no? 2000 anni, sono passati 1500 anni. Mi parve che questo individuo apparisse sì sapiente a molti e soprattutto a se stesso, ma non lo fosse realmente. Nel tornarmene mi resi conto che sì, più sapiente di quell'uomo io lo ero. E ci spiega il perché. Forse nessuno dei due sapeva niente di bello o di buono, quindi né io né il politico, ma mentre lui riteneva di sapere e non sapeva, io non sapevo, ma neanche ritenevo di sapere. Leggevo l'altro giorno, apro due parentesi, un bellissimo articolo di giornale che diceva: ci piacerebbe in campagna elettorale qualcuno che dicesse: su questo argomento non ne so nulla. Perché sarebbe normale, sarebbe normale, gli argomenti sono tanti, complessa la situazione, no? Io non l'ho sentito, magari voi sì. Quindi il filosofo ci insegna a riconoscere la nostra ignoranza e a partire sostanzialmente da lì ci spinge Socrate a mettere in gioco continuamente le nostre convinzioni, appunto, nel dialogo con l'altro, nel confronto con l'altro. Ma il dialogo e il confronto, il pensiero critico, eccetera, determinano che cosa? Il fatto che quando io incontro l'altro e sono stupito e meravigliato e devo comprenderlo, cerco di entrare nella mente dell'altro, cioè di mettermi dal punto di vista dell'altro. Ma questo determina anche l'empatia, la capacità di accoglimento e di empatia. Quindi un tono del confronto che non è quello a cui siamo ultimamente abituati. E veniamo ai costi, dopodiché lascio la parola a Manuele. Qual è il costo? Perché a un certo punto chiedono a Socrate se non si vergogna di essersi dedicato tutta la vita a un'occupazione per cui rischia la morte. E lui risponde, così vediamo quali sono i costi. Hai torto, caro mio, se pensi che un uomo anche di non gran valore, parla di sé, debba far conto del pericolo di vita o di morte. L'unica cosa di cui dovrà curarsi sarà se le sue azioni sono giuste o meno. Azioni, non pensieri, azioni, che vengono da pensieri, chiaramente. Le sue opere degne di un uomo nobile o ignobile. Perché il più grande bene dato all'uomo è proprio questa possibilità di ragionare quotidianamente sulla virtù e su vari temi. Perché una vita senza ricerca non vale la pena di essere vissuta. Ora, noi possiamo derubricare, perché nessuno di noi in democrazia rischia la morte se dice la sua opinione, giusto? Quindi possiamo derubricare un po' la paura della morte, no? Chiedono a Socrate: ma tu non avevi paura della morte, perché sei andato avanti? Ecco, noi non abbiamo paura della morte, abbiamo paura di perdere l'apprezzamento degli altri, di essere esclusi, appunto, di essere marginati, di sentirci fuori luogo, di essere strani, di perdere un ruolo sociale.
ma è una paura forte lo stesso su questo. Manuela va più di me da dire. Salutiamo Socrate e io lascio subito la parola con le ultime parole che dice, molto ironiche in realtà, anche se sembrano molto drammatiche, sono molto ironiche, ultime righe, poi dopo viene ovviamente trasportato in carcere dove poi ovviamente sarà ucciso. Socrate dice, salutando tutti, ma è ormai tempo di andare, io per morire e voi per continuare a vivere. Chi vada verso una sorte migliore è oscuro a tutti, tranne che a Dio. Cioè chi muore avendo la convinzione di aver avuto una vita autentica andrà a stare peggio di chi sta in vita ai suoi giudici con la coscienza sporca, avendo vissuto una vita non autentica, non critica. E quindi ovviamente la domanda in qualche modo qui è retorica, l'affermazione è retorica. Ma sul direi sulla fatica del dubbio lascio la parola a Manuele che ha approfondito questo argomento. Buonasera a tutti e a tutte, sono appunto Manuele Maini e voglio introdurvi appunto questo mondo un po' spesso ignorato, visto come qualcosa di troppo in alto, qualcosa che non tocca nessuno di noi, qualcosa come appunto la filosofia non fa parte di me, non fa parte della mia vita, della mia esperienza. Invece il pensiero critico, che è appunto lo strumento che usa il filosofo, è innato in tutti gli esseri umani, tutte le persone. Soltanto che appunto per diversi motivi noi tendiamo a non usarlo, o perlomeno non vogliamo usarlo inconsciamente. Voglio appunto introdurre il mio discorso citando delle riflessioni di Kant su appunto l'epoca che stava vivendo, che era appunto l'illuminismo. L'illuminismo è quell'epoca che poi ha portato alla rivoluzione francese, quindi è ciò che ha stravolto l'intero corso degli eventi dell'Europa del Settecento. Kant afferma che l'illuminismo è proprio quel periodo dove le persone, la coscienza di tutti esce dallo stato di minorità. E questo implica che l'utilizzo del pensiero critico, comunque del mettere in discussione tutto ciò che è dato per vero, è ciò che ci rende in qualche modo adulti, perché non siamo più nello stato di minorità, siamo appunto diventati adulti. E quindi cosa significa diventare adulti? Non sto dicendo adulti nel senso appunto dell'età, bensì un'adultità data dal modo di pensare in maniera responsabile, di essere responsabili in maniera effettiva. Perché? In che senso? Se noi pensiamo alla figura dell'adulto, pensiamo appunto a colui che ormai, avendo vissuto la vita, avendo fatto certe esperienze, è in grado di vivere completamente da solo senza essere tenuto per mano da qualcuno, quindi è l'unica persona veramente libera ed è l'unica persona che è veramente autentica, ovvero sia non è il prodotto di qualcosa di esterno, è qualcosa di suo. Quindi si giunge alla libertà col pensiero critico. Però appunto noi non evitiamo l'utilizzo del pensiero. E come appunto la professoressa prima aveva citato il caso di Socrate, ma ce ne sono stati tantissimi altri nella storia, Giordano Bruno, Galileo, tanti altri pensatori. Poi vi andrò a parlare appunto di Nietzsche, che sarà colui che accusato di aver distrutto l'Occidente, di aver cancellato totalmente i dogmi, le convinzioni, le verità assolute che riguardavano la, 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 pers-
persona dell'Europa del 1900 fino ad adesso. Adesso noi abbiamo comunque un retaggio del pensiero di Nietzsche. Dopo appunto ciò che ha fatto questo filosofo, noi non possiamo ignorare quello che ha detto. Poi andrò nel dettaglio a spiegarvi di che cosa sto parlando. Quindi pensiero critico comporta appunto dei rischi. Con la vicenda di Socrate si è vista appunto la sua morte, è stato condannato a morte perché diceva cose scomode, diceva ciò che dava appunto fastidio. Noi rischiamo in un'altra maniera, comunque è sempre quella l'essenza di questa dell'applicare il pensiero critico. Appunto potrebbe essere la morte sociale. Pensate di essere in un gruppo, il gruppo probabilmente si è creato per principalmente per delle cose in comune, dei piaceri e anche degli ideali. D'altronde i partiti proprio nascono su questo senso, delle persone che applicano un pensiero e lo mettono in comune, appunto per dare forza. Cosa accade appunto quando io inizio ad essere critico con le idee più comuni? Sicuramente gli altri mi guarderanno in maniera come se fossi un alieno, proprio sarei un alieno nel vero senso del termine, e verrei escluso, quindi subirei una morte sociale. Quindi anche in questo caso noi non vogliamo proprio rovinarci la vita, perché noi, la nostra vita non è solamente fatta da noi stessi, ma è fatta anche dalle persone che ci stanno attorno, essendo noi animali sociali. Essere esclusi da un gruppo equivale a morire, a non esistere più. E quindi noi, pur di rimanere nella nostra zona confortevole e di non finire emarginati, teniamo chiusa la bocca, evitiamo appunto soffochiamo il nostro ideale, il nostro pensiero, proprio per questo vantaggio più materiale. E questo anche riluttanza nel pensare è anche dato dal fatto che noi tendiamo sempre alla comodità. Noi siamo sempre propensi a ciò che è più comodo, più veloce e che ci comporti meno fatica. Però questo comporta in noi nel adottare idee, verità solide, il pensiero di un altro gruppo, e quindi quindi questo è molto più vantaggioso, non scomoda il nostro pensiero e poi non ci porta ad affrontare e quindi ad avere la volontà di affrontare tutti i lati negativi che porta il pensiero critico. Infatti poi quando vi parlerò di Nietzsche, lui affermerà che proprio colui che usa davvero il pensiero critico in maniera incessante e continua vivrà per sempre solamente dell'angoscia. Questo è appunto può far ancora venire più voglia di evitare il pensiero critico, se con la coscienza di rimanere per sempre nel dubbio dell'angoscia. Però questo fattore è anche dato dal nostro egoismo. Banalmente, se qualcuno non è d'accordo con noi, noi abbiamo sempre ragione. Appunto, prima abbiamo citato Socrate che affermava di sapere e non sapere. Noi siamo convinti di aver sempre ragione. Perché? Perché noi non riusciremo mai a vivere, a stare in piedi da soli, completamente da soli, con le nostre vere idee autentiche, perché noi è più comodo vivere in una realtà già precostruita,
precostruita dalle nostre esperienze, precostruita da qualcun altro. Comunque noi non vogliamo mai rimanere veramente responsabili, quindi in piedi da soli, e affrontare la realtà e tutto quello che appunto ci viene incontro. Giusto per farvi capire cosa si intende per affrontare il pensiero critico e quindi vivere nell'angoscia, Nietzsche nel testo della Gaia Scienza riporta il brano appunto della morte di Dio, questa espressione molto forte che è un po' ancora rimbomba dal 1800-1900 fino ad oggi. Infatti noi non abbiamo più un'impressione sia di fede, comunque di idee assolute, perché appunto è accaduto questo, la distruzione dell'Occidente, la morte di Dio. Ad esempio, una domanda che è scritta nel brano è: non è il nostro un eterno precipitare? Quindi Nietzsche con queste parole ci vuole dare proprio la sensazione di non stare più su un piano saldo. Quindi posso renderlo con una metafora: le nostre convinzioni, tutto ciò che diamo per scontato, tutto quello che ci guida e ci fa vivere le nostre giornate è qualcosa di appunto solido su cui noi possiamo camminare, però senza pensare. Però nel momento in cui ci rendiamo conto che questa solidità appunto non esiste, è qualcosa che non è quello che ci hanno sempre detto che è la verità assoluta, la verità che logicamente, razionalmente nessuno può distruggere in alcun modo, in quel caso cadiamo, quindi l'eterno precipitare. E solamente con un comportamento, con un modo di pensare adulto, ovvero di continua critica e distruzione delle proprie convinzioni, accettare questa continua distruzione, solamente in quel caso noi riusciremo ad avviarci verso un cammino nel vuoto, nella caduta eterna, però creato da noi stessi. Infatti poi Nietzsche nella sua parte finale parlerà appunto del prospettivismo, che più avanti cercherò di spiegarvelo in breve. Quindi entriamo un po' nel merito di cosa sono queste verità salde, assolute, queste certezze. Durante l'epoca di Nietzsche, ma anche la nostra, comunque la filosofia rimane sempre contemporanea, c'è appunto la fede, il sapere scientifico e anche la filosofia stessa. Ognuno di essi, nel caso della ricerca oppure l'enunciazione delle verità, ad esempio l'esistenza di Dio oppure confermare una teoria fisica, oppure logicamente creare un pensiero filosofico, già solamente per essere frutto del nostro linguaggio, quindi sono una nostra creazione artificiale per poter comprendere la verità, però noi questo mezzo lo spacciamo per la verità stessa. E qui c'è un problema di fondo, perché sia la scienza che la fede che la filosofia sono coloro che sono gli unici che possono possedere la verità. E invece Nietzsche afferma che la verità non possiamo possederla. Già da prima comunque Nietzsche prosegue il percorso filosofico del pessimismo, quindi quel pensiero filosofico dove già si mette in discussione, quindi anche qui c'è stato un grande utilizzo del pensiero critico, in discussione tutto il concetto di io vengo a conoscenza di una cosa, ho in possesso la verità assoluta. E invece con Nietzsche no, nulla è certo, e ciò che noi enunciamo è solamente un'illusione, perché è comoda a noi la nostra convenzione.
E quindi, rendendoci conto di questo, possiamo anche andare avanti senza, appunto, con queste convinzioni che ci tengono per mano. Qui voglio sempre ritornare sul tema dell'adultità. Noi dobbiamo poter camminare, poter andare avanti senza ancora che ci sia un altro adulto, un'altra idea che ci porti per mano a vivere. Invece noi dovremmo vivere proprio sulle nostre idee. Cosa intendo per nostre idee? Per nostre idee è proprio il ascoltare quello che ci arriva da fuori, oppure prendere coscienza di tutto quello che noi già sappiamo, ciò che non sappiamo, e metterle in dubbio, ovvero criticarle, usare il pensiero critico, distruggerle, e solo in quel caso saranno veramente autentiche. Quando noi, ad esempio, andremo a votare, noi dovremo votare un partito che deve rispecchiare più delle nostre idee in comune. Quindi noi stiamo cercando delle idee già costruite. Adesso non sto dicendo che ognuno deve avere la propria idea e non ci dovrebbero essere i partiti, dovremmo finire nell'anarchia, assolutamente no. Però quando noi affrontiamo, appunto, vediamo l'idea di un partito, dovremmo vedere soprattutto anche un po' tutte quelle di tutti i partiti che ci sono, anche le idee più lontane, che noi non voteremo mai. Comunque sia, il pensiero critico è proprio quel dubbio che ci permette di conoscere tutto il possibile per creare in noi una scelta nostra autentica. Perché se io voto semplicemente un partito, tralasciando il fatto di chi si interessa di politica o meno, comunque se vado a votare un partito, comunque prima di votarlo devo avere nella mia coscienza di aver fatto comunque delle tappe, un'analisi, una costruzione mia. Infatti quello che Nietzsche propone è appunto di creare delle proprie prospettive, ovvero non la maniera relativa che già nell'antica Grecia i sofismi e il relativismo portavano a dire che siccome nulla appunto è reale, certo, allora una verità è uguale all'altra, quindi non esiste una verità assoluta e ogni parola è uguale all'altra. Nietzsche ci dice invece che non è tutto un relativismo, però dove tutto è vero, bensì è un incitare i singoli individui ad essere dei singoli individui, ad essere autentici. Quindi l'idea che ho costruito io non è perché è qualcun altro che me l'ha detta e io la faccio mia, la faccio propria. Io che costruisco un'idea, costruisco la mia personalità, costruisco la mia autenticità, e quindi ci porta ad essere veramente adulti in questo senso. Un'altra cosa importantissima, appunto, io ho citato, vi avevo detto prima, del andare a conoscere anche il partito che più non voterete mai, il partito totalmente opposto al vostro pensiero, perché appunto siccome noi siamo sicuri, comodi, non ci sforziamo e rimaniamo nel nostro gruppo sociale, dove abbiamo tutti la stessa idea, dove c'è appunto l'idea assoluta, noi dovremmo uscire. Quindi è come appunto l'adulto che può uscire di casa e andare in giro senza che rischi alcun pericolo, perché appunto un bambino, comunque un minore là fuori non può camminare sulle proprie gambe da solo, e comunque essere accompagnato nel suo viaggio. Invece il vero adulto, ovvero la persona dotata di pensiero critico, sarà in grado di andare avanti e uscire, soprattutto uscire per incontrare il suo opposto. Questo volendo potrebbe essere anche, per chi poi si interesserà a filosofia, è un punto in comune, appunto questo del pensiero critico, tra i due pensieri opposti, che erano appunto il pessimismo e l'ottimismo,
con l'ottimismo abbiamo l'idealismo, adesso non voglio spiegarmi nel dettaglio così non queste correnti, comunque per l'ottimismo prima o poi c'è la certezza che prima o poi la verità si arriva, o man mano si costruisce e si creano delle certezze. Invece il pessimismo è un po' quello che vi sto dicendo, che vi ho detto finora, ovvero la perdita delle certezze e quindi la capacità di essere sempre critici. Quindi c'è sempre questo fattore in comune dove bisogna sempre uscire e incontrare la propria antitesi, perché noi siamo una credenza, noi siamo una certezza, poi quando c'è qualcos'altro che oppone il suo pensiero al nostro, noi già lo prendiamo come qualcosa di disturbante, qualcosa che ci crea angoscia. Invece il pensiero critico è ciò che dovrebbe portarci alla capacità di riuscire ad affrontare questa nostra antitesi, questa nostra diversità, proprio per ampliare, volendo un discorso ottimista direbbe un ampliamento della propria conoscenza, però poi l'ottimista lo costruirebbe in un mattone solido, appunto creando la verità certa. Invece nel nichilismo, nel prospettivismo di Nietzsche, incita sempre ad essere sempre, ogni momento, adulti, quindi incontrare la propria antitesi. Ci sarà il momento della distruzione anche di se stessi, come prima vi ho detto, noi siamo tutti egoisti, quindi noi abbiamo sempre ragione e non vorremmo mai distruggere tutte le nostre certezze. Proprio su questo fatto mi è tornato in mente un episodio che ha detto a uno scienziato, appunto Keplero, che nella sua età giovanile aveva formulato questa teoria basata sui solidi perfetti, cinque solidi perfetti di Platone, e aveva creato un ordine al cosmo. E lui, a 25 anni aveva, era convintissimo, quindi aveva creato una verità certa e assoluta, che quella fosse la verità sul cosmo. Quindi lui era arrivato, ha incontrato la verità, e quella era la certezza, poteva stare tranquillo per tutta la vita, aveva scoperto la verità assoluta. Fatto sta che, essendo uno scienziato ed essendo una persona che ha utilizzato il pensiero critico, è riuscito anche a distruggere la sua tesi. Studiando, capendo meglio i concetti geometrici, riesce a trovare altri due solidi che non li aveva scoperti per 2000 anni. Quindi lui stesso ha distrutto la sua convinzione, quella era la verità, poteva dormire per sempre. Ha distrutto la sua convinzione perché si è accorto di qualcosa di sbagliato, di incorretto, ed è stato proprio il suo dubbio a portare a una scoperta, a una nuova coscienza. Questo per farvi capire come qual è la difficoltà e quali personaggi sono rimasti nella storia proprio per aver utilizzato il pensiero critico. Se Keplero non avesse distrutto quella tesi sull'universo, non sarebbe mai arrivato a formulare poi le sue leggi, le leggi di Keplero, che sono quelle del moto della Terra attorno al Sole, della Fede e Periego. Quindi possiamo vedere come nella storia, in tutti i campi, comunque scientifici, filosofici e tanti altri, la facoltà di poter e la capacità di poter distruggere e rimanere in piedi e andare avanti, distruggere, continuare questo processo all'infinito finché non si arriva a una coscienza di se stessi, a un'autenticità di se stessi. Quindi nonostante sia un mondo di angoscia, quello appunto del pensatore, nonostante sia un mondo di angoscia, è anche l'unico modo per andare verso una propria autenticità. Quindi noi, quando andremo a votare, quando dovremo fare delle scelte, le nostre scelte saranno nostre autentiche. Quindi noi diventeremo responsabili, ed essendo responsabili non riaccade come quello che è accaduto con Eichmann, ad esempio, che lui continuava ad addossare la colpa ad altri, e invece l'uomo dotato di pensiero critico evita questi errori e riesce a diventare autenticamente adulto. Grazie.
io sfrutto per, come dire, rimbalzare la palla su di voi e ascoltare qualche vostra riflessione, considerazione in merito. Ha parlato tanto di identità, no? Ha l'impressione che siamo giovani a parlarci di identità, però credo che sia stato chiaro il senso, no? E se si frequentano un po' le riflessioni sociologiche, no? E si parla di una crisi di identità nel nostro mondo, intesa nel senso di quindi una crisi. Certo, anche soprattutto a carico degli adulti, no? Loro se stanno ancora giocando, no? Il percorso verso l'adultità. E quindi io butto lì questa suggestione, appunto, non siamo in una crisi di adultità. E passerei la parola a voi, a qualcuno che se la sente di condividere magari qualche esperienza, qualche riflessione, qualche sensazione rispetto anche al mondo che ci circonda, che vediamo, che abbiamo visto negli ultimi anni rispetto alle tematiche che abbiamo in qualche modo sollevato. So che è difficile rompere il ghiaccio, ma voleva essere perfetto. Prego. Luca, hai il microfono? Così poi nel caso passa anche questo qua è più comodo anche parlare. Allora, a me era venuto in mente ascoltando appunto il discorso, tanto secondo me estremamente interessante e stimolante, tutti gli aspetti che sono stati affrontati, come il pensiero critico in generale si affronti una quantità enorme di temi. Siamo passati dal dogmatismo, ad esempio con la caduta delle certezze, i dogmi religiosi, i dogmi filosofici, i dogmi anche scientifici. Alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, si pensava che la scienza ormai avesse scoperto tutto, quando poi si è scoperto che c'erano un paio di piccole incongruenze che hanno fatto cadere tutto quanto. Ci sono stati 30 anni che hanno totalmente rivoluzionato la fisica, con la nascita della fisica quantistica e della relatività. E anche poi con invece l'applicare il pensiero critico per andare oltre, diciamo, alle verità pronte, o comunque oltre alla semplicità, per cogliere quelli che sono invece quelle sfumature, magari un attimino più nascoste, un attimino più velate delle cose, che invece acquisiscono una nuova importanza. E su questo mi viene in mente un esempio molto pratico, molto attuale, che ci capita spesso, io sono associato dell'osservatorio, ci capita spesso di discutere tra di noi, che è quello delle costellazioni di satelliti. Ora, che cosa sono esattamente? Ora, sopra la nostra testa ne abbiamo tantissimi satelliti artificiali che nel corso degli anni sono stati lanciati, satelliti che hanno qualsiasi scopo militare, scopi meteorologici, scopi di ricerca, scopi di telecomunicazioni, comunicazioni appunto pure televisione o altro così. E tra questi ultimamente stanno cominciando a nascere delle grosse, si chiamano megacostellazioni sostanzialmente, di satelliti dedicate alla comunicazione internet. Ora, noi internet siamo abituati a riceverlo via cavo, sulla casa, oppure con altre tecnologie di rete, wireless, quant'altro, che però richiedono dei ripetitori in montagna. E se sei in mezzo al mare o su una montagna, non hai internet. Ecco, con internet invece via satellitare, tu lo puoi avere ovunque, e puoi portarlo anche in zone un attimino più rurali, più complicate da cablare, diciamo. E quindi stanno nascendo queste mega costellazioni a parte di tante società private, che mi vengono in mente sono SpaceX e Amazon, ma ce ne sono molte altre. Ok, scusa. Si è fatto prendere dalla passione. Sì, esatto. Esatto, quindi quando fatto parlare parlo. Vabbè, stringendo, il concetto è che queste mega costellazioni portano in orbita decine di migliaia di satelliti. Decine di migliaia di satelliti che sono un problema per gli astronomi. Io sono un laureando in astrofisica, per cui mi capita di essere in contatto con quell'ambiente, e questo è un problema perché quando si fanno delle foto al cielo capita già adesso, con non troppi satelliti in orbita, di avere questi satelliti che passano in mezzo alla foto e la foto è da buttare sostanzialmente. Con queste decine e poi quando andrà avanti centinaia di migliaia di satelliti sopra la nostra testa avremo tantissime foto, tantissime ricerche che saranno molto meno male, diciamo, da questa cosa. E quindi una delle prime cose che si dice è demonizzare queste costellazioni di satelliti, e questa è una cosa negativa e bruttissima per la ricerca scientifica, smettano di lanciarli, si faccia qualcosa, si legiferi su questo, e via così. Una cosa che ad esempio non si tiene in conto è la compensazione quasi finito.
Esatto. E quanto invece questa cosa possa essere utile, ad esempio, per portare internet in zone in cui sia più complesso. Un esempio su tutti, nella guerra in Ucraina è stata di grandissimo aiuto questa costellazione di satelliti, perché ha permesso di portare internet in zone dove non c'era corrente elettrica, dove non c'era rete, perché per via della guerra era stato interrotto tutto. E questo ha permesso, nonostante tutto, la propagazione di informazioni. Che è un aspetto che magari di primo impatto non viene considerato in poi tutte quelle che sono le sue conseguenze. Per cui le cose non sono mai né grigie né bianche, cioè né nere né bianche, sono grigie in tantissime sfaccettature, per cui cosa si fa con i satelliti? Da fisico dico, boh, andrebbe mitigato, però... Grazie, io ributto solo velocemente due cose e poi lascio la parola eventualmente ad altri. Intanto è vero che è una quantità enorme di temi, sicuramente il pensiero critico, mi riferisco anche alla scienza che cambia nel Novecento e dà origine anche a un pensiero sulla scienza critico, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, no? Che discutono del metodo scientifico, no? Perché tutti credono di avere chiaro cosa sia il metodo scientifico e che ci sia un protocollo che gli scienziati usano sempre perfetto e regolare, e questi tre filosofi nel Novecento ci hanno raccontato che talvolta invece può essere anche che lo scienziato adesso è provocatorio, no? Si sia ubriacato la sera prima, abbia fatto il sogno giusto e ha detto ma adesso non voglio semplificare, la scienza è una cosa serissima, ma forse c'è da discutere anche su quello che pensiamo di aver già acquisito. E accolgo questa provocazione del fatto che gli ostacoli, quelli che sembrano ostacoli, hanno invece spesso un'utilità, no? Possono essere visti da altri punti di vista, noi tendiamo a fermarci di qua, no? Sì, lascio la parola a qualcun altro. Grazie, buonasera a tutti e davvero sì, tantissime riflessioni, tanti spunti. E nell'ascoltare soprattutto avete portato degli esempi concreti di vite di persone che poi noi identifichiamo anche come maestri, no? E cerchiamo anche i maestri, l'adulto che, di cui parlava Mamel, davvero è sia dentro di noi, ma lo cerchiamo anche fuori di noi per una vita, i maestri. Mi piace molto riportare tutto questo discorso all'interno della nostra esistenza singola di persone. Mi sono venuti in mente gli egizi che dicevano come in alto, così in basso, così in basso, e applicare questo metodo, questo vivere la ricerca, per me è un invito che sto facendo me stessa, ma che voglio condividere con voi, la ricerca di chi sono io. Veramente continuamente, quando mi sveglio la mattina, qualcuno diceva prima che si alza la mattina, la prima cosa che fa, accende internet, c'è una ricerca, è un lavoro appassionante, meraviglioso, vitale, generativo, anche ricercare cosa c'è qui dentro e chi sono e cosa sarò oggi. E quindi mi piace pensare appunto a questo nutrimento continuo che si fa proprio con anche seguendo i maestri, ma cercando anche quella parte di adulto dentro di me, che io chiamo maestro anche interiore, come tanti altri, si è chiamato maestro interiore, perché davvero ci permette di rendere più senso alla vita in generale, al senso che io do alla visione di vita, ma anche ai gesti, ai pensieri, alle azioni di oggi, e portarlo poi nell'ultima cosa che farò della giornata prima di addormentarmi, perché anche, è bello anche questo giro che la Terra fa intorno al Sole e che io faccio con la mia coscienza intorno a me stessa. Mi piace molto questo viaggio di ogni giorno. E un'ultima cosa è pensiero critico, questo lo rimbalzo anche come domanda a voi o chiunque voglia rispondervi. Non lo vedo mai scisso dalla passione, dall'amore per chi fa ricerca scientifica, per chi fa un cammino di umanesimo, ma senza mai vederlo lontano, in antitesi a amore, compassione, gentilezza amorevole,
condivisione, si è parlato anche di empatia, quindi non vedo mai il pensiero scisso da un discorso, un contenuto umano. Quindi la passione, quella che noi chiamiamo anche l'amore, quella ricerca per la vita, per l'altro, per me stesso, secondo me sono dentro, per la mia esperienza, che vado sempre ricercando sempre di più di conoscere, è dentro all'energia della ricerca, del pensiero e della saggezza con la che prendi. Grazie mille della riflessione, ributto anche lì due cose velocissime. Un grandissimo filosofo contemporaneo che è Carlo Simini, che è stato anche un mio maestro, richiamando il conosci te stesso di Socrate, no? Dice sempre, cioè, la domanda di tutte le domande è chi sono io, se non parto da lì non arrivo da nessuna parte. E rispetto all'amore, alla passione, Platone, no, nel Simposio ci insegna che Eros, cioè l'amore, è la via razionale alla ricerca, alla conoscenza, è un motore potentissimo anche in termini spirituali, che sono i termini in cui intendevi tu, quindi grazie, grazie dell'intervento. Se ci sono... Volevo solo fare una mia riflessione personale su appunto sul pessimismo di Nietzsche. Ecco, io personalmente non amo molto Nietzsche, appunto per questo suo pessimismo, e sarei un po' più moderato, nel senso che l'angoscia che dice Nietzsche non, per me non esiste, cioè esiste ma è limitata, perché quando uno ha dei dubbi, è vero, la fatica di ricercare la verità o mitigare questi dubbi, però è stimolante, non è? Cioè è una fatica buona, perché se si arriva poi al risultato c'è anche una certa soddisfazione, cioè non è così pessimismo. E poi volevo anche fare una domanda appunto pensiero critico, che è molto difficile da veicolare, perché soprattutto nel periodo negli ultimi 10 anni, quando c'è la comunicazione velocissima, e questa comunicazione velocissima porta anche a non pensare troppo, e il complottismo, il pensiero facile, le soluzioni a tutto, soluzioni facili insomma, sono sempre esistite. Però nell'ultimo periodo si è vista anche una certa accelerazione, una certa espansione di questa modalità, che è anche molto pericolosa sotto certi punti di vista. E volevo chiedere se c'è una prospettiva, nel senso che soprattutto nell'istruzione, dato che lei è anche docente, di portare questo modalità di pensiero nelle strutture scolastiche, perché porta a insegnare alle persone, agli adulti futuri, un modo di riflettere diverso da quello superficiale, veloce, che si utilizza molto adesso con le comunicazioni digitali. Grazie, non so se Manuele vuole rispondere rispetto alla domanda. Sì, riguardo proprio a questi tipo di comunicazioni veloci, forse un po' in tutto il tema della tecnica, che in questi ultimi anni non fa altro che evolversi per sua natura in maniera esponenziale, mentre l'essere umano a tempistiche molto più lente. Quindi questo
questo fattore si è battuto anche un po' sul nostro stesso modo di pensare. Noi dovremmo pensare veloci come una macchina, in pratica, perché un conto in antichità, comunque nel passato, dove proprio materialmente le informazioni si espandevano molto più lentamente, e quindi avevamo un certo tipo di ritmo di riflessione, perché poi io sono abbastanza convinto che una riflessione diciamo più curata è sicuramente quella fatta con molto più tempo, con molta riflessione. Invece in questo continuo dibattito veloce a cui siamo sottoposti in qualsiasi situazione per la risoluzione di qualsiasi problema, perché ormai questo è il nostro tipo di comunicazione, noi non ci siamo adattati appunto a questa velocità, quindi forse questo problema, questi pensieri che nascono proprio non molto elaborati proprio per questa velocità della tecnica, quindi sono abbastanza d'accordo con questo fattore. Io, se posso, invece faccio una battuta: le nostre scuole per forza invece invitano al pensiero critico, perché la loro caratteristica più negativa, la caratteristica più negativa della scuola italiana, è che non si è mai evoluta. Noi siamo giurassici, anche noi insegnanti, gli strumenti che usiamo sono giurassici, quindi gioco forza, quello che è una negatività del sistema, costringe a un aspetto virtuoso che è far ripiombare questi studenti nella preistoria, quindi nella lentezza. È un po' provocatorio, non è la soluzione ideale, mettiamola così, però diciamo che almeno c'è, forse. Se c'è qualcun altro che... Sì, poi ci si è acceso. Non certo in poco tempo riesco a dire delle cose così intelligenti e interessanti. Volevo solo aggiungere una piccola cosa, perché secondo me non abbiamo citato l'azione, o perlomeno lei l'ha citato all'inizio, ma dopo l'avremo lasciato un attimo da parte, perché io credo che l'adultità sia anche operare, cioè non è tanto pensare di pensare anche, però anche operare, e quindi il pensiero critico deve essere comunque sempre esercitato, non solo verso i pensieri ma soprattutto verso le azioni, perché poi nella storia ciò che fa il grande disastro sono le azioni, non i pensieri. E quindi diciamo, noi come adulti, ma chiunque, deve esercitare la propria libertà e la propria responsabilità anche con le azioni, non solo con quelle sue che può fare e che possono anche essere sbagliate, e non può anche doverci ripensare, ok, però per vivere bisogna agire, ma anche verso quelli che fanno gli altri, che dobbiamo capire se sono sbagliato oppure no dal nostro punto di vista. Quindi volevo solo riportare un attimo al centro che poi la vita è spesso azione. La ringrazio tantissimo, perché questo era un po' il punto di partenza, che ovviamente non hai tanti argomenti, nonna, quindi ha fatto benissimo a ribadirlo, sono completamente d'accordo. Se ci sono altre... A proposito dell'azione, volevo dire che secondo me è molto problematico capire appunto come agire di fronte a quello che abbiamo detto prima, quindi rendersi conto che non sappiamo. Quindi agire non partendo dalla certezza, dalla verità assoluta, ma partendo da una verità relativa, che a questo punto mi chiedo se è una verità. Quindi di fronte a un ragionamento che ci porta a dubitare di qualsiasi verità che possiamo giungere, e in cui il ragionamento si ferma a un'idea non perché è più convincente delle altre, ma per una sorta di sfiancamento, per cui questo continuo costruire e distruggere porta veramente una stanchezza. Come possiamo agire senza avere, non so, cioè devo correre sempre il rischio di produrre in realtà un effetto possibilmente catastrofico? E come si convive con questa cosa, e come si può compiere un'azione nobile quanto non sappiamo neanche cosa sia vero? Grazie Chiara. capisco quello che sollevi, no? Cioè lo stato di incertezza continuo rispetto alla tematica sollevata appunto dell'azione ci mette in estrema difficoltà.
se noi abbiamo la solidità, come diceva, un terreno su cui camminare, e sappiamo dove dobbiamo camminare. Però riprenderei una cosa, qui si parlava di errori, no? Che possiamo fare, e ogni azione ha un potenziale errore, sempre, sempre, che io abbia certezza o non ne abbia. Quindi questo richiamo al pragmatismo, cioè anche alla tentare di agire, tentare, no? Di operare, è anche poi l'occasione per comprendere. Quindi il lavoro si sposta continuamente da pensiero ad azione, da azione a pensiero, no? Nel momento in cui noi agiamo e facciamo degli errori, ma siamo capaci di riconoscerli, perché il pensiero critico è questa cosa qua. Cioè, se noi le riteniamo all'infinito, Eichmann mica sapeva di sbagliare. Mentre se siamo capaci di pensiero critico, noi siamo capaci di aggiustare. Ma è quello che fa scienza. Quando sbaglia è proprio dall'errore, no? È che può andare oltre e quindi può in qualche modo progredire. Anche se torniamo, certo, al fatto che l'incertezza non è facile, non è comoda. E questo, da questo non scappiamo, secondo me. Non so, mi viene da dire, non sono ottimista, non sono pessimista come Nietzsche, e non sono neanche tanto allenata a fare dei ragionamenti molto filosofici, però mi veniva, il richiamo all'azione mi è piaciuto molto perché mi ha fatto sentire un po' meno stupida in questo contesto così che trovo piuttosto alto. Ho capito tutto e questo mi rassicura perché sono in un'età in cui si comincia a avere dei dubbi grossi, però penso che l'azione ci aiuti tanto, perché a volte non abbiamo delle certezze così incrollabili teoriche, ma istintivamente il nostro pensiero, senza che noi lo pensiamo troppo consapevolmente, ci porta a fare delle scelte concrete nel nostro quotidiano. Per esempio, non so, forse per questi giovani sento questi pensieri così complessi come quelli di questa Chiara che ho sentito prima, che mi è sembrato un pensiero così, così complesso, così difficile, no? La Chiara è complessa. È complessa, è però una bellissima complessità, no? E, cioè, è bello essere così complessa a quell'età, no? Chissà che bella adultità che c'è qui dentro, che ci aspetta. Fossero tutti così. E questa cosa della, però a volte forse starsi a lambicare il cervello aiuta, serve, quando è, secondo me, ricerca, desiderio di conoscere sempre qualcosina in più, appunto nella consapevolezza di sapere così poco, di tutto. E nel fare ci interroghiamo molto, molto praticamente, mi viene da dire, i ragazzi di oggi, per esempio, hanno un'attenzione all'ambiente, che sia Greta o no, ma un'attenzione al fare anche, che so, lo shampoo solido, guai, ho delle amiche che hanno i figli che se comprano lo shampoo nel barattolo gli fanno dei pipponi tremendi, cioè è per dire la scelta di vita che diventa la concretezza di un pensiero. E poi magari scopri, oppure tu scopri che la batteria delle macchine elettriche è una iattura a livello ambientale, allora ci dobbiamo chiedere se questa cosa non è ancora una volta una scelta con dietro il business, soldi, no? Oppure se davvero è la scelta giusta, se possiamo fare altro e sviluppare altre cose. Purtroppo è molto più grande di noi questo mondo qui, ha degli ingranaggi molto più giganteschi di noi, delle nostre piccole scelte quotidiane che sono anche dettate da quello che possiamo materialmente fare. Io non mi posso permettere in questo momento un'automobile elettrica, banalmente. Però ecco, cioè, se si pensa tanto a volte ci si smarrisce, perché davvero è talmente tanto quello che non sappiamo, a volte forse ci può aiutare anche a fidarci a quello che istintivamente il nostro pensiero, che non abbiamo neanche tanto riconosciuto e pensato, ci porta a fare, e senza fermarci mai nel desiderio di saperne un po' di più e di ascoltare cosa quella e gli altri hanno da dirci. Certo che mi piacerebbe così tanto che queste cose veramente si facessero di più, perché
c'è un appiattimento cerebrale che mi turba alquanto. In quella velocità che diceva quel signore c'è dentro una superficialità allarmante e quindi una pecoronaggine inquietante. E stasera abbiamo scelto la lentezza, no? Decisamente la lentezza, che è anche faticosa. Non aggiungo, perché mi sembra molto interessante il tuo intervento, quindi non aggiungo se non una piccolissima cosa. Quando si parlava dell'uscita dallo stato di minorità, no? Allo stato di adultità, se noi lo pensiamo invece proprio cronologicamente, no? L'adolescente, il bambino, l'adolescente che cresce, hai ragione, passa attraverso l'azione, no? E l'errore nell'azione e la scoperta empirica prima di pensare. Quindi è un intreccio in cui non si sa se viene prima l'uovo o la gallina, ma sono due facce che non si possono e non ha alcun senso separare, assolutamente. Mi collego sia a lei sia a lei, ok? Perché è una cosa divertente che quando ha fatto l'ultimo intervento mi è venuto un filo da ridere, che ha parlato un pochettino del si sta perdendo l'adultità, ed è divertente che è un ragazzo che ci sta spiegando l'adultità. Ho visto recentemente un video su una piattaforma social network che è TikTok, che è una piattaforma praticamente popolata al 99% di giovani, che è una delle piattaforme più veloci a livello di informazione che abbiamo mai creato, dove adesso per la campagna elettorale tutti i politici si sono iscritti per dire ai giovani: ehi, ci siamo, ci siete, esistete anche voi, che bello, votate per me. Okay. Fondamentalmente è stato quello, e il video di questa ragazza mi ha fatto scoppiare a ridere, perché è una satira gigantesca questa cosa, ovvero guardate che se noi giovani stiamo a guardare voi adulti su TikTok è fondamentalmente, scusate il termine, devo citare testualmente, è per prendervi per culo, okay? Cioè per fare totalmente satira, perché le cose di cui state parlando non sono rivolte a noi, noi nel senso, cioè, credo di essere ancora giovane. quindi ecco, mi ricordo sia lei sia quanto l'ho detto a lei con questa piccola parentesi, spero divertente. Per risolvere le mani per te. L'ho visto il video, se è quello lo stesso, era geniale. Era geniale. La dignità del giovane rispetto agli adulti infantili. Assolutamente. Non ci sono altre riflessioni? Ma aggiungo questo appunto. Pensiero critico può essere esercitato a tanti livelli. E c'è un livello importante che è quello che in qualche modo determina la bussola della nostra vita, no? Quindi la riflessione che faceva la signora. Quindi esercito il pensiero critico mille volte quando leggo un articolo scientifico, quelle cose, però c'è qualcosa di molto più importante, che è la direzione che do alla mia vita, appunto. E qui appunto entrano per me due categorie che non sono state nominate, che sono la categoria del bene e del male. Quindi per me esercitare il pensiero critico è chiedermi se una cosa è buona o cattiva, e se una cosa è buona la faccio, se ho il coraggio di farla, e devo trovare il coraggio di farla, anche a costo di creare qualche problema, insomma. Però appunto Socrate è una persona che ha affrontato serenamente la morte, non con angoscia. Quindi l'angoscia di Nietzsche è qualcosa in cui non mi riconosco. Se una cosa è buona la faccio e sono contento di farla, ecco. Vabbè, poi entra ovviamente tutto questo in una sfera che può essere quella delle convinzioni personali, religiose, ed esiste anche la crisi religiosa del giovane. Almeno io ricordo di averla vissuta in maniera abbastanza forte, insomma, quando uno un pochino si sgancia dagli insegnamenti, poi del catechismo, dalle tradizioni familiari, eccetera, e si vuole riappropriare in modo autentico proprio, insomma, di una convinzione che può essere credere o non credere. Devo dire che questo non lo osservo oggi,
molto, ma forse perché non ho, no, perché ho un po' di contatto con i giovani. Era qualcosa che percepivo più frequentemente prima. E quello che mi spiace di vedere è di tanti adulti seduti che non sognano più. Dico questo perché ho avuto l'esperienza personale, insieme a forse quelli più anziani di me nell'associazione, di conoscere personalmente Salvatore Furia, appunto, che è stata una persona sotto questo profilo sempre giovane, sempre capace di esercitare un pensiero anche molto controcorrente, che è stato appunto la sua lotta per l'ambiente, per tante cose anche nella politica che non andavano, è uno che mandava a dire, diceva le cose che pensava veramente. E aveva anche questa capacità, insomma, di coinvolgere appunto i giovani, pur essendo lui uno anche a 80 anni, ma ancora molto giovane dentro. Citato un maestro proprio, sì. Certo, i maestri ci sono, per fortuna ci sono. Devo dire nella costruzione, diciamo, della conferenza, in realtà Manuele aveva fatto un bellissimo lavoro invece presentando anche l'aspetto ottimista, che è quello brilliano, che vuol dire sempre avere un pensiero critico, quindi opposto rispetto a quello, diciamo, che in effetti è un po' cupo, no? Il tema dell'angoscia, ecco, in Hegel per esempio non c'è, c'è più il tema, no, a cui lei si riferiva, della curiosità, della ricerca, dell'andare sempre avanti, non necessariamente, no, legato all'angoscia. Ovviamente erano tantissimi gli argomenti, abbiamo dovuto sintetizzarli, e un po' il senso era quello di dare l'idea che il pensiero critico non è semplice, fa far fatica. Poi quello è un senso estremo, quello dice un senso estremo perché nell'Ottocento c'è un po' questa percezione che lui recepisce, ma che c'è oggettivamente nel secolo, nella seconda metà del secolo, della distruzione delle certezze, perfino in campo scientifico, no? Nella fisica con Einstein, e quindi c'è proprio un crollo di certezze, per cui la morte di Dio in realtà non è tanto il Dio religioso, ma la morte di tutte queste certezze, no? Tradizionali. Sì, volevo appunto... lei appunto ci ha ripreso Socrate che per il bene muore, cioè un po' come è accaduto anche a Gesù, che è stato crocifisso proprio perché stava predicando un modo di vivere o di vedere Dio differente rispetto a quello appunto del potere esercitato dalla massa, il personaggio scomodo comunque. E questo fattore di morire per il bene, proprio in Nietzsche viene distrutto questo concetto, distrutto proprio nella sua prospettiva, nel senso, siccome lui applica un pensiero critico estremo, appunto quello pensiero di Nietzsche, il nichilismo, ovvero l'annullamento di tutto. Quindi lui cita proprio Socrate, il primo ad aver commesso il più grande male nei confronti della verità. Cioè Socrate dovrebbe essere in teoria quello che ha fatto nascere il concetto di verità nell'Europa, invece dice, afferma che è stato lui il primo criminale ad aver infangato la verità. Perché proprio anche questo gesto di morire per il bene superiore, Nietzsche, adesso lo dico in maniera abbastanza banale, dice che è come se fosse una scusante, un qualcosa che lo rende qualcosa di terribile, appunto il fatto che lui sia stato accusato ingiustamente e poi condannato a morte, oppure il fatto che lui, proprio per questa verità, questo pensiero critico che attuava, e Nietzsche afferma che pensiero critico vuol dire andare contro l'angoscia, contro la morte, proprio nel pensiero di Nietzsche, Socrate è colui che, dicendo io ho fatto questo per il bene, ha usato la più grande illusione e scusante per la condizione del suo gesto. Però Nietzsche siamo proprio in un caso estremo di come vedere proprio le illusioni e i pensieri della filosofia, della fede, della scienza. E si
può non essere Luciani, decisamente è antropologo. Ci sono altri interventi? Volevo fare un'osservazione. Parlavamo prima appunto di opporsi al si pensa, si dice, si fa, per avere un pensiero proprio, io penso. Però mi chiedevo, cioè, opponendosi a questo si pensa, si dice, non si rischia di chiudersi in un'individualità? Cioè, quindi volevo dire, secondo me è molto importante anche il dialogo, esercitare il pensiero critico comunicando, dialogando con gli altri. Per esempio anche Ackman, in ottica appunto, se pensiamo che tutte le certezze sono cadute e cadono, cerchiamo di farle cadere, chi ci dice che ha fatto del male in modo provocatorio? Cioè, è una cosa che abbiamo deciso noi contestualmente, un dialogo critico. Quindi non la voglio sottolineare questo, perché è molto importante esercitarlo insieme, capire insieme, perché se lo facciamo da soli, anche una cosa negativa come, non so, uccidere un miliardo di persone può essere positiva per una persona. Un serial killer, il solo che io faccio, può essere una cosa, cioè, appunto, tossica per tutti, ma lui può portarla avanti in modo autentico. Però non è qualcosa che va bene per la comunità umana. Quindi, appunto, questa dimensione comunitaria che secondo me è importante sottolineare. È un'obiezione che fanno molti, per esempio, alla visione di Nietzsche, appunto, l'idea è d'accordo, allora se non c'è nessuna verità io devo centrare su me stesso tutta l'azione, allora faccio quello che voglio, posso essere un serial killer, allora decido che quello è il mio bene. Però io vorrei tornare invece per confermare proprio questa idea del confronto, proprio la vita di Socrate, no? Che passava la vita in piazza, sapete che la moglie lo odiava, no? Passa la leggenda che è andata addirittura a testimoniare contro di lui in tribunale, non si sa se è vero. Ma perché lui non tornava mai a casa, perché era sempre in piazza, lui dice a esaminare me stesso e gli altri. Quindi la dimensione della polis, della politica nel senso altissimo, è fortissima in Socrate, come è fortissima in tantissimi filosofi. Giordano Bruno ha girato l'Europa cercando di parlare con tutti per portare avanti l'idea dell'infinità dell'universo e tante altre idee, no? Quindi sicuramente chi è dotato di pensiero critico non può che essere perennemente a confronto e prendere sul serio l'altro, e quindi la polis. Sono convinta, ma lo testimoniano, no? Gli uomini che hanno vissuto così, quindi sono d'accordo. Il confronto è assolutamente necessario. Se ci sono altri interventi? Allora, sono stati tanti, ricchi, siamo molto contenti, perché l'idea era proprio di condividere con voi, che arrivassero anche da voi, a noi, tante riflessioni. Immagino che anche noi portiamo a casa, mi sono scritta 4-5 foglie, un po' di motivi di riflessione. Quindi grazie moltissimo.